Salve, visualizzatori e visualizzatrici di ogni tempo ed ogni spazio. Ben ritrovati ad un altro video di discussione in compagnia del sottoscritto, uomo ad altri tempi. Come state? Spero siate in gran forma. Sì, lo so, è da circa un mese che non mi faccio vivo. E sì, la causa va ricercata negli impegni sempre più numerosi di questo periodo estivo, che sta, finalmente, almeno per me, giungendo al termine anche per quest'anno. E proprio con l'affievolirsi degli impegni sono riuscito a portare a termine la realizzazione di questa nuova pagina dell'ascito, che a breve esporrò. E inoltre ho approfittato delle sporadiche pause che ho avuto per applicare degli effetti di tessuto su questa versione virtuale dei miei abiti. In questo modo ho voluto donargli una parvenza ancora più evidente di tangibilità. Spero che la qualità visiva del video vi abbia permesso di notarlo. E ho cercato di migliorare anche parte del comparto audio. Ora dovreste riuscire a sentire in maniera più delineata la mia orribile voce nasale. Per cui mi scuso per gli eventuali sanguinamenti dei canali uditivi che potrei causarvi. Ma meglio che non divaghi ulteriormente, altrimenti rischierei di farvi addormentare nei primi minuti di video. In questa odierna trattazione desidererei parlarvi di una piccola passione di natura logica e interattiva verso la quale ebbi modo di approcciarmi in un periodo temporale relativamente recente, ovvero il 2011, e che mi conquistò dal primo momento in cui vi interagì. Mi sto riferendo alle avventure testuali. Per venire incontro a coloro tra di voi che potrebbero essere sprovvisti di informazioni riguardo questo particolare argomento, credo sia utile partire dal principio. Cosa sono esattamente le avventure testuali? Con avventure testuali, termine in inglese sostituito da interactive fiction, si indicano quelle opere multimediali interattive nate verso la fine della metà degli anni 70 e definibili a tutti gli effetti come uno tra i capostipiti, ma non quello assoluto, come qualcuno erroneamente affermato, dei moderni videogiochi e del media ad essi legato. Infatti, le avventure testuali risultano essere la giusta miscela tra un libro o un racconto scritto e un semplice videogioco di intrattenimento. Questo perché il fulcro centrale del loro essere lo si deve ricercare proprio nell'interattività in forma scritta che tali prodotti offrono. Trattasi di racconti scritti, narrati in prima persona o in terza persona, su cui è possibile procedere attraverso la loro storia per mezzo dell'assegnazione, attraverso la digitazione su tastiera, di comandi elementari al programma multimediale che possano permettere al protagonista di comprendere l'ambiente che lo circonda ed aiutarlo così, di conseguenza, a farsi strada nella sua avventura tra un'area di gioco o stanza e l'altra. I primi natali di questo genere devono essere ricercati nel 1976 con la creazione del titolo Colossal Cave Adventure, realizzato dal programmatore Will Crover, che, desideroso di trasmettere alle sue figlie la passione per la speleologia, ma senza venir meno alla loro sicurezza, codificò una dettagliata copia virtuale della nota grotta Mammoth Cave, situata in Kentucky, così che fosse possibile esplorare il suo interno comodamente seduti di fronte alla tastiera e al monitor del proprio computer. Tale prodotto fu tanto apprezzato e ammirato che adesso, negli anni successivi, ne seguì la realizzazione di tanti altri, soprattutto da parte dell'azienda di sviluppo informatico Infocom, che proprio con le avventure testuali riuscì a divenire nota e ad affermarsi nell'allora nascente mercato dei programmi per computer. Infatti, forti proprio di questa loro caratteristica nel riuscire a simulare un'esplorazione ambientale, non stupisce affatto che la maggior parte di quelle che sono state realizzate nel corso degli anni risultino fungere da base per lo svolgimento di una versione digitale dei giochi di ruolo cartacei, privati ovviamente del peculiare impiego di dadi o schede statistiche di riferimento. Insomma, possiamo affermare che se oggi abbiamo l'opportunità di goderci i titoli della saga di Fallout, ovviamente mi riferisco a quelli che presentano delle componenti da GDR, sappiamo che ringraziare per aver dato il via a questo tipo di prodotti. Per semplificare ancor di più il loro funzionamento e l'approccio che si ha con esse, eccovi un piccolo esempio esplicativo e molto semplificato che ho realizzato per potervi permettere di comprendere la loro natura. Pronti? Eccovi serviti!
Spero di essere riuscito con questa mia piccola avventura grafica realizzata su due piedi a rendervi più chiara la sfaccettata natura di tali opere multimediali. E se avete desiderio di approfondire le nozioni riguardo i basilari ma essenziali comandi da tastiera che occorre conoscere se si desidera approcciarsi ad esse e ad altri rudimenti tecnici che fanno loro da base, vi consiglio di dare un'occhiata alla sezione della descrizione del video, nella quale, tra gli altri che vi proporrò, inserirò un indirizzo di rimando alla pratica guida messa a disposizione dal sito Old Games Italia, sito del quale vi parlerò più approfonditamente nel corso della trattazione. Come ho avuto modo di accennarvi all'inizio, mi approcciai a queste opere verso gli ultimi mesi del 2011, all'inizio della frequentazione dell'ultimo anno di liceo scientifico, mentre stavo conducendo una ricerca scolastica sul web. Era il terzo anno consecutivo in cui disponevo di un mio personale PC e di una connessione alla rete. E ricordo ancora di come casualmente mi imbattei in un articolo web dedicato alle avventure testuali, di come mi incuriosì la discussione inerente su quelli che in esso vennero definiti come i predecessori dei moderni videogiochi, a tal punto da spingermi a ricercare altre nozioni in merito, in lungo e in largo, sulla rete e sulle enciclopedie, e di quanto, una volta aver avuto accesso alla maggior parte delle informazioni, rimasi colpito nel constatare quanto risultasse essere un ingegnoso connubio tra un tipo di struttura letteraria simile a quella dei romanzi per ragazzi, come ad esempio Il mondo perduto di Arthur Conan Doyle, e dei libri game, dominato da un modello di interattività così minimalista, ma allo stesso tempo così incredibilmente funzionale e per nulla invasivo. Il tutto senza che questi aspetti risultassero essere d'impiccio alla componente strategica e di rompicapo che tanto contraddistingueva gli intrecci narrativi da esse trattati, e offrendo inoltre una difficoltà di risoluzione e una sfida a livello razionale, differentemente dai videogiochi pubblicati in quel mio periodo scolastico, che avevano avviato quel processo di semplificazione ludica atto a favorire un approccio meno impegnativo ai cosiddetti giocatori casuali, a discapito di elementi quali il ragionamento sugli enigmi, la vena esplorativa con cui analizzare l'ambientazione delle avventure e l'approfondimento psicologico della trama. Da allora, le avventure testuali sono entrate a far parte, in pianta stabile, nell'insieme dei miei numerosissimi hobby e delle mie tante passioni. E pensate che hanno avuto modo di venirmi in aiuto non solo come passatempo, ma anche in relazione al campo informatico. Infatti, al periodo in cui seguivo il corso di informatica dato dal mio percorso universitario di ingegneria ed ero intento a studiare l'utilizzo del linguaggio di programmazione Python, uno degli esercizi che ero solito svolgere e grazie al quale fui in grado di allenarmi e migliorarmi con il suo impiego fu la compilazione di brevi avventure testuali codificate proprio in Python. Così, tale passatempo mi permise di acquisire familiarità e competenza con questo linguaggio di programmazione e di conseguenza a superare con un buon esito l'esame. E poi mi chiedo come qualcuno possa affermare in maniera generalista di come i videogiochi non abbiano alcuna utilità. Purtroppo, dopo aver passato l'esame, cancellai praticamente tutti gli esercizi di codifica che avevo realizzato per la preparazione, per cui disgraziatamente non dispongo di altri esempi pronti all'uso da mostrarvi. Ma, cercate di capirmi, al periodo non avevo ancora ricevuto la spinta intellettuale per aprire e curare un canale di YouTube, figurarsi addirittura a realizzare un video dedicato alle avventure testuali. Mi sento in obbligo, dopo aver terminato di espletare la logica su cui si basano le avventure testuali, di affrontare brevemente la storia della loro ascesa nella cultura popolare, raccontando del lavoro di un uomo che diede un enorme contributo alla produzione e alla distribuzione di tali opere multimediali. Mi sto riferendo a Scott Adams. Costui, nato nel 1952 e laureatosi in informatica nell'Università del Florida Institute of Technology, dopo aver accumulato esperienze in campo computazionale durante il periodo di leva militare svolto nella Marina e aver portato a termine alcuni lavori presso la società di telefonia Stromberg Carlson, cominciò a partire dal 1975 a codificare in casa propria un programma particolarmente ambizioso che traeva le sue ispirazioni dal già citato Colossal Cave Adventure. Un programma interattivo che fosse in grado di superare le limitazioni date dai modelli di calcolatori del periodo, di impiegare una serie di parole e frasi per approcciarsi con l'utilizzatore e, inoltre, di riuscire al contempo a divertire quest'ultimo. E così, nel 1978, Adams concluse la realizzazione di questo progetto, che trasferì sul formato di cassetta a nastro magnetico e lo intitolò Adventureland. Era costituito da una serie di giochi con ambientazioni diverse e oggetti collezionabili diversi,
ma con modalità di interazione e obiettivi sostanzialmente uguali. Tralasciando le limitazioni dei calcolatori del periodo, pensate che salvare una partita di gioco richiedeva ben 4 minuti circa di tempo e l'atto di ricaricarla prevedeva necessariamente il riavvio del gioco da cassetta, operazione questa che richiedeva circa 25 minuti di tempo. Il gioco risultò essere subito più che gradito dal piccolo gruppo di compratori che disponeva di un computer proprio, benché oggi un sistema di gioco del genere potrebbe risultare ai più essere un tantino scomodo, se vogliamo porla in questi termini. Infatti, in quel periodo non si era ancora instaurata quella mentalità commerciale con cui considerare un programma per computer al pari di un libro o di un album musicale, in termini di facilità d'acquisto. Solitamente agli utilizzatori era possibile acquistare solamente i sistemi operativi e le applicazioni computazionali messe in vendita dalle stesse compagnie informatiche che producevano gli appositi hardware, attraverso la sottoscrizione di contratti specifici. La prima cassetta, e quindi la prima avventura testuale della serie di Adventureland, messo in commercio nel 1979 in allegato con la rivista informatica Softside, contribuì nel cambiare quest'ordine consolidato del mercato informatico. E grazie al suo successo, un anno dopo, Adams istituì la sua società di vendita e pubblicazione di opere multimediali interattive, la Adventure International. Negli anni successivi uscirono in totale 14 cassette della serie Adventureland, sempre in allegato da riviste specializzate nel campo dei computer, avvicinando sempre più compratori interessati e preparando le basi culturali verso quella che a partire dalla metà degli anni 80 sarebbe divenuta l'industria videoludica. Nel 1985 la Adventure International chiuse i battenti, ma i suoi prodotti vengono ricordati e apprezzati ancora oggi. Pensate che lo stesso Scott Adams ha messo a disposizione, sul suo sito internet, una versione scaricabile gratuitamente e compatibile con i sistemi operativi odierni delle 14 parti della serie Adventureland, così da permettere sia ai nostalgici che ai neofiti del genere di conoscere queste sue opere e approcciarsi in prima persona verso di esse. Nel caso siate curiosi di provare a giocare queste sue avventure testuali, nella sezione sottostante della descrizione del video troverete l'indirizzo web di rimando alla pagina del suo sito da cui poterle scaricare. Ed eccoci arrivati così a parlare del sito Old Games Italia. Infatti, fu proprio su questo sito che incappai in quel lontano pomeriggio del 2011 e fu grazie ad esso che ebbi modo di scoprire il curioso mondo delle avventure testuali. Questo sito, i cui natali vanno ricercati nel 2002, come riporta anche il banner di presentazione, si prodiga nel conservare la memoria e discutere sulla maggior parte dei titoli videoludici datati, alcuni in larga parte, altri solo in piccola parte. Ma non fatevi ingannare dal nome, perché in esso vengono curate anche delle recensioni e degli articoli inerenti a giochi di nuova pubblicazione, in special modo a quelli appartenenti al genere delle avventure grafiche, altro genere videoludico che personalmente ho sempre apprezzato molto. Tra le varie rubriche affrontate dai gestori del sito, ovviamente, ne esiste anche una dedicata alle avventure testuali, ricca di numerosi contenuti tra articoli, interviste, guide alla comprensione e, soprattutto, le stesse opere interattive del genere, sia alcune molto datate e risalenti agli anni 80, sia quelle create dagli utenti del forum interno al sito, divise per autore, categorie, genere narrativo e anno di pubblicazione, e disponibili in maniera totalmente gratuita per chiunque desideri provarle e giocarci. Proprio in merito a quest'ultimo punto, mi piacerebbe consigliarvi, nel caso foste interessati, alcune di queste avventure testuali amatoriali che ho avuto modo di giocare in questi ultimi anni e che hanno colpito molto il mio animo. In particolar modo ve ne sono due molto peculiari, Le Orme del Chisciano e La Volontà dei Morti, realizzate entrambe da Giancarlo Personeni e datate 2015. Nella prima si vestono i panni di Licio Chisciano, un adolescente dall'immaginazione particolarmente fervida, immerso in un viaggio che si divide tra la quotidianità familiare e scolastica e i meandri inaspettati ed eccentrici della sua fantasia. Questa avventura testuale, ricca di numerose citazioni di vario genere provenienti dalla cultura popolare, tra le quali quelle più evidenti risultano essere inerenti al cantante Ivano Fossati, si differenzia da molte altre per via della presenza di immagini ottenuti attraverso la modellazione 3D, che concorrono con le descrizioni scritte a permettere all'utilizzatore di immergersi negli ambienti in cui agisce virtualmente.
e da vari brani che compongono il comparto musicale che arricchisce l'immedesimazione nelle varie vicende che si affronteranno nel corso della storia. E nella seconda opera ci si ritrova immersi in una storia dall'atmosfera noir, in cui, attraverso un approccio investigativo, dovremo portare alla luce il mistero che circonda la morte dell'amico del protagonista che andremo ad interpretare nel corso dell'avventura. Entrambe queste avventure testuali presentano delle trame e degli intrecci davvero ben strutturati, e in più occorre specificare un aspetto molto molto essenziale per coloro che intenderanno giocarci. Per farlo, infatti, occorrerà avere una certa apertura mentale su come affrontare i quesiti e le azioni che di volta in volta si vorrà risolvere e dipanare, simile a quella che i giocatori erano tenuti ad impiegare nei vecchi videogiochi degli anni 90, cosa che spesso in quegli odierni viene tenuta in disparte nel corso della partita per favorire eventuali momenti d'azione. Troverete tutti i riferimenti al sito Old Games Italia, ai suoi articoli, alla sua pagina principale, ai suoi materiali digitali, in particolare alle avventure testuali di cui ho appena finito di consigliarvi, la cui lista è sempre in aggiornamento, nell'apposita sezione sottostante della descrizione del video. Tuttavia, è doveroso esplicare un ulteriore piccolo appunto in merito a queste. Per poter avviare le avventure testuali sui software odierni, occorre installare un programma in grado di interpretare il linguaggio con cui esse vengono codificate, apposito per potervici interagire. Quelli impiegati principalmente sono due, Gargoyle, che anche io impiego, e Froz. Sono facili da installare, compatibili con praticamente tutti i sistemi operativi esistenti in epoca odierna e senza molte difficoltà da approcci accessori. Potrete scaricare anche questi programmi in maniera totalmente gratuita dai siti degli stessi creatori dei medesimi attraverso i rispettivi indirizzi web che troverete sempre riportati nella sezione sottostante della descrizione del video. Non è certo mia intenzione rovinarvi il dimettimento omettendo informazioni così importanti per poter giocare. E, arrivati alla fine, ci tengo a porvi all'attenzione del detentore di due canali YouTube in cui vengono trattate e approfondite nel dettaglio la natura e i vari esempi di avventure testuali. Sto parlando del professor Boselli, un professore di liceo che insegna fisica, che cura i canali Mille e Una Avventura, dedicato appunto alle avventure testuali e, in generale, al mondo della programmazione dei videogiochi, e Fisica in Codice, in cui sono stati pubblicati una serie di video con i quali, attraverso delle semplici ma particolareggiate simulazioni codificate con JavaScript, il docente spiega in maniera impeccabile diversi principi di fisica. Lo consiglio soprattutto a chi tra di voi, visualizzatori e visualizzatrici, sta attualmente affrontando un percorso di studi di scuola superiore scientifica o tecnica. Oltretutto, il professor Boselli ha realizzato e messo a disposizione, sempre sul sito di Old Games Italia, un'avventura testuale realizzata da lui intitolata Aladino e le perle di saggezza. Molto divertente e particolare, devo proprio dirlo. Nel recente periodo il professore ha ripreso la pubblicazione nel canale Mille e Una Avventura, caricando alcuni video guida in cui spiega nel dettaglio il funzionamento di alcuni programmi con cui è possibile compilare e realizzare da sé delle proprie personali avventure testuali, comprese anche le fasi che occorre portare a termine per riuscire a costruire dei processi e dei collegamenti ipertestuali da inserire in esse. Inoltre, ha avuto modo di inserire anche un video di pubblicizzazione del concorso Narrativa Interattiva edizione 2017 dedicato alla votazione di quelle avventure testuali realizzate dai programmatori amatoriali del genere e ritenute essere le più gradite da parte del pubblico, indetto sempre dallo stesso Old Games Italia. Ma guarda un po'. Come avrete ben immaginato, nella sezione sottostante della descrizione del video troverete anche gli indirizzi corrispondenti a questi due canali curati dal professor Boselli. Dateli pure un'occhiata, vi garantisco che non ve ne pentirete affatto. Le avventure testuali, ormai parte di un periodo sepolto della nostra cultura popolare, continuano tuttora a sopravvivere attraverso la memoria e le ore di svago di coloro che, come il sottoscritto, continuano ad esplorarne il mondo sconfinato su cui si basano, fatto di narrativa, immersione, ingegno ed un pizzico di pazienza. Risultano essere uno dei pochi metaforici varchi verso il passato rimasti in circolazione, che possono godere di una pletora di amatori così variegato e sparso per tutti gli angoli di questa nostra società. Vivere nel passato non è mai un bene, ma farci una capatina ogni tanto non può certo guastare, no? E con queste brevi parole concludo questa odierna trattazione. Come sempre, se lo desiderate, esponetemi pure il vostro pensiero al riguardo con dei commenti.
saranno ben accetti, ancor meglio se saranno argomentativi. La discussione, il continuo confronto e lo scambio di vedute sono sempre una grande opportunità di crescita personale. Se siete arrivati fino a questo punto nella visualizzazione, vi ringrazio per aver avuto la pazienza di ascoltarmi e spero di aver acceso la scintilla della discussione in voi su questo argomento. Un saluto. Ciao!